La prima parola di vita del 2023 è tratta dal libro del profeta Isaia, al capitolo 1, versetto 17, là dove dice: imparate a fare il bene, cercate la giustizia. La parola di vita del mese di gennaio è tratta dal primo capitolo del profeta Isaia. Questa frase è stata scelta per la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, che si celebra in tutto l'emisfero nord dal 18 al 25 gennaio. I testi sono stati preparati da un gruppo di cristiani del Minnesota, negli Stati Uniti. Il tema della giustizia è un argomento scottante. Le diseguaglianze, le violenze e i pregiudizi crescono sul terreno di una società che fa fatica nel testimoniare una cultura di pace e di unità. E i tempi di Isaia non erano molto diversi dai nostri. Le guerre, le ribellioni, la ricerca della ricchezza, del potere, l'idolatria, l'emarginazione dei poveri avevano fatto smarrire la strada al popolo di Israele. Il profeta richiama con parole molto dure la sua gente a un cammino di conversione, indicando la strada per ritornare all'originario spirito dell'alleanza fatta da Dio con Abramo. Imparate a fare il bene, cercate la giustizia. Che cosa significa imparare a fare il bene? Occorre metterci nella disposizione di imparare. Richiede uno sforzo da parte nostra. Nel cammino di tutti i giorni abbiamo sempre qualcosa da comprendere, da migliorare. Possiamo ricominciare se abbiamo sbagliato. Cosa significa cercare la giustizia? Essa è come un tesoro che va cercato, desiderato. È la meta del nostro agire. Praticare la giustizia aiuta a imparare a fare il bene. È saper cogliere la volontà di Dio, che è il nostro bene. Isaia offre degli esempi concreti. Le persone che Dio maggiormente preferisce, perché sono le più indifese, sono gli oppressi, gli orfani e le vedove. Dio invita il suo popolo a prendersi concretamente cura degli altri, soprattutto di chi non è in grado di far valere i propri diritti. Le pratiche religiose, i riti, i sacrifici, le preghiere non sono a lui graditi se ad essi non corrisponde la ricerca e la pratica del bene e della giustizia. Imparate a fare il bene, cercate la giustizia. Questa parola di vita ci spinge ad aiutare gli altri, ad avere uno sguardo attento, soccorrendo concretamente chi è nel bisogno. Il nostro cammino di conversione richiede di aprire il cuore, la mente, le braccia, soprattutto verso coloro che soffrono. Il desiderio e la ricerca della giustizia, scrive Chiara Lubich, sono da sempre inscritti nella coscienza dell'uomo. Glieli ha messi in cuore Dio stesso, ma nonostante le conquiste e i progressi compiuti lungo la storia, quanto è ancora lontana la piena realizzazione del progetto di Dio. Le guerre che anche oggi si combattono, così come il terrorismo e i conflitti etnici, sono il segno delle diseguaglianze sociali ed economiche, delle ingiustizie, degli odi. Senza amore, rispetto per la persona, attenzione alle sue esigenze, i rapporti personali possono essere corretti, ma possono anche diventare burocratici, incapaci di dare risposte risolutive alle esigenze umane. Senza l'amore non ci sarà mai giustizia vera, condivisione di beni tra ricchi e poveri, attenzione alla singolarità di ogni uomo e donna e alla concreta situazione in cui essi si trovano. Imparate a fare il bene, cercate la giustizia.
Vivere per il mondo unito è farsi carico delle ferite dell'umanità attraverso piccoli gesti che possono aiutare a costruire la famiglia umana. Un giorno, lo chiameremo José dell'Argentina, incontra casualmente il preside dell'istituto dove aveva insegnato e che, con un pretesto, lo aveva licenziato. Quando il preside lo riconosce cerca di evitarlo, ma lui gli va incontro. Gli chiede sue notizie e il preside gli racconta le difficoltà di quell'ultimo periodo che vive in un'altra città ed è in cerca di lavoro. José si offre di aiutarlo e il giorno dopo diffonde tra i suoi conoscenti la notizia che sta cercando un lavoro per una persona. La risposta non tarda. Quando il preside riceve la notizia dell'offerta di un nuovo lavoro, quasi non riesce a crederci. L'accetta profondamente grato e commosso del fatto che proprio chi aveva un giorno licenziato si fosse interessato concretamente a lui. José riceve poi il centuplo perché proprio in quel momento gli offrono due lavori che aveva sempre desiderato sin da quando aveva incominciato l'università. Anche lui, stupito e toccato da questo amore concreto di Dio. Imparate a fare il bene, cercate la giustizia. Attenzione, attenzione! Ecco una buona notizia! La Gen 4 Films presenta La parola di vita, una parola che abbraccia tutto il mondo. Ecco una scena di guerra di tanto tempo fa. Questi soldati uccidono e fanno del male per rubare il cibo per mangiare. La gente soffre e piange. Ma il profeta Isaia, nella Bibbia, ci ricorda che Dio invita tutti noi ad aiutare quelli che hanno più bisogno di aiuto. Vedi quest'uomo e la moglie? Danno da mangiare e bere a questi viaggiatori che stavano viaggiando nel deserto sotto un sole caldissimo. Però l'aiuto più grande ce lo dà Dio. Ecco qui queste persone che hanno acceso il fuoco sull'altare e pregano perché Dio ci ascolta sempre. Ma le nostre preghiere saranno ancora più forti e sentiremo il suo amore se amiamo chi ci sta vicino. Dice il profeta Isaia nella Bibbia: imparate a fare il bene, cercate la giustizia. Cioè, cercate di fare le cose giuste e non come i prepotenti violenti. Noi vogliamo fare tanti atti d'amore, soprattutto vogliamo prenderci cura gli uni degli altri. Kai da Singapore ci racconta. Hang, di 3 anni, abita di fronte a casa mia. Gli piace venire da me a giocare, ma ho capito che è pericoloso per lui attraversare la strada da solo. Allora, quando vuole venire a giocare, mi chiama e vado a prenderlo, così lo aiuto ad attraversare la strada. Sono davvero contento di poter prendermi cura di Hang. Giochiamo insieme per tanto tempo con i miei giocattoli. È bello dare una mano a quelli che sono più piccoli di noi. Facciamo tanti atti d'amore. È bello poter aiutare gli altri come ha fatto Gesù. Ciao Gen 4 e non dimentichiamo di fare tanti atti d'amore. Ciao!